non mi pensava che io preservati dalla corruzione che mi risuscitassero. Tant'è, ma da te, tutta la filosofia, io, Federico Rui, tuo acerbo che di vita ebbe, tremo da capo a piedi. Vivemmo, e qual di paurosa larva e di sudato sogno a lattante fanciullo era nell'aria. E via, facciamoci coraggio e proviamo un poco del viver nostro. Ma da te, di far paura a loro. Bajo Nero, Bastaro Salino, e comunque siete chiamati. Io, Alambruno Negromante, vi scongiuro nel nome di Belzebù, venga uno di voi col libero comando dei vostro principe e piena facoltà di usare tutte le forze dell'inferno in mio servizio. Non posso! E come non puoi? Ti giuro in coscienza che non posso! Tu mi puoi meglio ammazzare che non io contentarti di quello che tu domandi. E dunque torna tu col malanno e venga Belzebù in persona. Se anco viene Belzebù con tutta la giudecca e tutte le bolge, non potrà farti felice né te né altri della tua specie più che abbia potuto io. Neanche per un momento solo. Tanto è possibile per un momento, e per la metà di un momento, e per la millesima parte, quanto per tutta la vita. Padre Atlante, Padre Atlante, Padre Atlante. Giove mi manda e vuole che io ti saluti da sua parte. E in caso tu fossi stracco di cotesto peso, che io me lo addossi per qualche ora, come feci non so quanti secoli sono, tanto che tu pigli fiato e ti riposi un poco. M'accorgo bene che ha mutato figura e che è diventata d'uso delle pagnotte e non è più tonda come era il tempo che io studiai la cosmografia per fare quella grandissima navigazione con gli argonauti. Ma con tutto questo non so come abbia a pesare meno di prima. Corri presto, prendila! Guarda per Dio che la cade! Folletto? Oh, sei tu qua, figliuolo di Sabazio? Dove si va? Mio padre m'ha spedito a raccapezzare. Che diamine si vadano macchinando questi furfanti degli uomini? Sono tutti morti. Che vuoi tu inferire? Voglio inferire che gli uomini sono tutti morti e la razza è perduta. Oh. Cotesto è caso da gazzette. Illustrissimo, sì, certo. Come quest'anno passato? Più assai. Come
come quello di là. Più, illustrissima. Eppure la vita è una cosa bella, non è vero? Codesto si sa. Non tornereste voi a vivere cotesti 20 anni e anche tutto il tempo passato, cominciando da che nasceste? Caro signore, piacesse a Dio che si potesse. Anche se aveste a rifare la stessa vita che avete fatta, né più né meno, con tutti i piaceri e i dispiaceri che avete passati. Cotesto non vorrei. Finché non fui morto, non mi persuasi mai di non aver a scampare di quel pericolo. E se non altro, fino all'ultimo punto che ebbi facoltà di pensare, sperai che mi avanzasse di vita un'ora o due, come stimo che succeda a molti quando muoiono. Anche a voi successe il medesimo. Anche a loro. E così Cicerone dice che nessuno è talmente decrepito che non si prometta di vivere al manco un anno. Ora dite, come vi accorgeste in ultimo che lo spirito era uscito dal corpo? E dite, come conosceste d'essere morti?